Un saluto a tutti da Snowkills e ben ritrovati in un nuovo video. Oggi siamo ragazzi su Clash of Clans, il primo video che porto su Clash of Clans perché me l'avete chiesto in tanti durante le live se ci giocassi. Ed effettivamente ogni tanto ci ho giocato, ma hanno fatto un aggiornamento ultimamente, proprio pochissimi giorni fa, credo. Ma hanno aggiunto al gioco questa nuova modalità PvP dove bisogna attaccare, ragazzi, una modalità davvero carina perché oltre a ricominciare tutti quanti un nuovo villaggio, quindi il gioco essendo un po' datato da uno spunto e uno stimolo anche per esempio come me a un nuovo giocatore di incominciare al pari con tutti gli altri, e in più è davvero carina perché si attacca un altro giocatore in tempo reale e chi fa la percentuale più alta di istruzione vince. Si possono avere 3 vittorie al giorno che danno una riservata risorsa, cioè un oro particolare solo per questo mondo e un mana particolare. Insomma, volevo andare a fare questi 3 attacchi e in più l'ultimo attacco per prendere l'ultima stella qui nel mondo normale. Comunque era anche un'occasione per farvi vedere se qualcuno di voi, dato che ho spiegato anche un attimo, dato che la maggior parte di voi mi conosce per questo Clash, magari non conoscete Clash of Clans e quindi vi ho dato un attimo questa infarinata iniziale. Devo andare a fare l'ultimo attacco, ragazzi, e soprattutto sto cercando un clan serio. Non riesco a trovare un clan, diciamo, attivo, con qualcuno che scrive, con un po' di vita, sempre tutti quanti che sembra che stanno lì solo per... come bot. Allora, vediamo un po'. Questo mi sembra 58, però è tantissimo, non farò mai 24. Magari questo è un pochettino più abbordabile, anche se... Quindi devo beccare qualcuno. I muri gialli vuol dire che è molto più avanti di me, perché io ho tutti i muri a malapena sopra quelli massacrati, quelli da 5.000 praticamente ho. Allora, io provo a fare questo, vediamo se ce lo riusciamo a prendere. Bisogna prima di tutto buttare giù il mortaio. Quindi facciamo... scendiamo così. Poi metto 3 mongolfiere qui. E poi vediamo un attimo. Ok, possiamo fare così. Mettiamo anche questi e sfondate il muro. Vai. Dai. 26%. Maledetto stregone. Dai, buttate giù, non ce la faranno mai. 35. Guarda quanto arriva lontano. Dai, barbari, buttate giù il castello, ci prendiamo questa stella. Sì, ce l'abbiamo fatta ad arrivare al castello. E vai. Allora le lasciamo finire. Sicuramente non faremo neanche 2 stelle, perché qui ci sono le torri e il cannone, che è anche la torre. Però una stella siamo riusciti a prenderla, perfetto. Con 60.000 oro e 60.000 di mana, il bottino, ok. Fatto ciò, possiamo andare nell'altro mondo e spaccarci questi 3 attacchi in questa mod. 44 gemme le prendiamo e andiamo a cercare un attacco. Vediamo, adesso dovrebbero avere anche i Tesla e le difese aeree. Vediamo un po'. Non mi pare di vedere il Tesla da nessuna parte. Allora, dobbiamo riuscire a distruggere questo. Dobbiamo riuscire a distruggerlo. Quindi io direi che va bene così. 2 e 2. Vediamo un po'. Dove diamine va? Dove va? Si fa tutto il giro. Mamma mia, che loser. No, allora abbiamo perso brutalmente. Brutalmente. No, che sfigaccia. Me lo ha catapultato a fanculone e niente. Fail. Mancava anche un draghetto, fanculo, vabbè. Poco cambiava, facciamolo far fuori. Però abbiamo vinto lo stesso, top 19-8. Andiamo a vedere un attimo il replay della mia formazione per vedere anche come si comporta, perché pare questo è proprio il primo attacco che faccio con questa formazione. Quindi andiamo a vedere, anche lui forse sperava in una rottura di muri.
quando invece si è visto sorprendere dal fatto che fanno il giro, mentre vedete la difesa aerea ottima, non è riuscito a far prendere agli sgherretti volanti il castello e si fa solo l'8%. Buono, questo l'abbiamo vinto. Possiamo tornare al villaggio. Ok, cerchiamo un altro combattimento. 10 secondi, dobbiamo aspettare. Ok, sono di nuovo pronti e possiamo andarci a vedere il prossimo fight. Allora, qui che cosa abbiamo? Muri completamente chiusi, quindi questa volta sfondano sicuro. Abbiamo anche delle difese aeree. Quindi, non facile questo, non facile. Direi che dobbiamo assolutamente provare a prenderci il castello con gli sgherri, tankandoci questa torre. Però ce li fa fuori al volo questo coso qui. Quindi ci conviene magari prenderci questi. Proviamo ragazzi, proviamo. Devo ancora fare un po' di esperimenti. Allora, vediamo, facciamo così. Ok, hanno anche un piccolo boost all'inizio. Dai, se ci riusciamo almeno a prendere il castello. Invece se la prendono con la torre. Se la prendono con la torre. Sono uno stupidissimo 9%, uno stupidissimo 9% polverizzati. Vediamo lui che cosa ha combinato. Sta ancora combattendo. Che dei Made in Italy. 72 mi ha fatto. Curioso di vedere questo replay. Anche per imparare a capire. Ah, è vero, è furba questa cosa. Però ne ha tanti. Ne ha davvero tantissimi. Ok, abbiamo capito come ha fatto. Va bene, prossimo combattimento. 10 secondi. Castello fuori con tutte le armi dentro, quindi. E niente, come al solito, intanto ci proviamo a prendere il castello. Oppure forse conviene uno di qua, uno di là. No, secondo me conviene buttarsi qui sul castello con tutto. Ok, proviamo. Intanto ci prendiamo il castello. Poi i due qui dovrebbero distruggere il muro. Brutta storia la mina. Dai, distruggi il muro, distruggi il muro. Oh, che brutta storia. Però un 29% ce lo siamo rubati. Ce lo siamo rubati. Vediamo un po' che cosa fa lui. 29. E abbiamo vinto. Lui anche ha fatto 29. 29 quindi fa vincere tu. Ah, 29 però noi abbiamo distrutto il castello, mentre lui no, una stella. Giusto, andiamo a vedere questo replay. Ho difeso bene il castello. Lui ne ha 6. Io invece sono qua. Forse 6 me ne dà anche a me, chissà. Allora, difese aeree che alla fine si difendono bene contro questi sgherretti. La mia torre non va malissimo. Mancava davvero poco per prendersi il castello. Guardate, gli mancava davvero pochissimo. Pochissimo, e avrebbe vinto per uno sputacchio, ragazzi. Non ha vinto, ce lo siamo beccati. Ci rimane soltanto una vittoria, soltanto una. Quindi andiamo un po' a vedere. Abbiamo già tutti i soldati fatti. Ok, allora. Ma anche a me ne dà 6? No, 4. Perché a lui ne dà 6? Forse si è portato sul campo più di me, non lo so. Trovo sempre tutti quanti più forti di me. Comunque, vediamo un po' se qui conviene. Che conviene fare? Qui perdiamo malamente. Ci buttiamo come al solito su. Qui proviamo a prenderci questo e il castello. Più di questo sicuramente non riusciremo a fare. Facciamo così. Se riescono a distruggere quella porzione di muro, oh, non ce la faremo mai. Non ce la prenderemo mai. Ah, ragazzi, sfondano adesso davvero tantissimo. Sfondano davvero tantissimo. Allora conviene chiudersi nei muri. Comunque tutto nei muri. Fare un bel recinto. Va bene, dai, riproviamo un altro attacco lasciando così. Vediamo un po'. Qui è aperto. Qui è aperto. E quindi non ha la difesa aerea. Quindi possiamo mettere qui gli sgherri. Perché una volta che riusciamo a far fuori questa torre è fatta. Giusto, sì. Quindi. Mettiamo qui e
E mettiamo subito gli sgarri, ok. Vediamo un pochettino. Dai, 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 puntate la torre. Perfetto. Ok, adesso non dovrebbe esserci più nulla che colpisce i volanti e quindi ce lo riusciamo a fare. Mentre io ho messo delle difese molto accurate per difendermi dai volanti, soprattutto vicino al castello. Quindi adesso aspettiamo che gli sgherretti facciano il loro lavoro. Ha messo come tutti, alcuni infamissimi mettono agli angoletti per perdere tempo. Ok, 91, 100%. Perfetto, sicuramente non sarà mai nella storia riuscito a fare 100%. Infatti solo 15%. Bonus 3 vittorie e soprattutto volevo andare a vedermi la difesa, la difesa. Mamma mia, sono pure tipo invisibili all'inizio, tanta roba. Però epic fail. Epic fail, la mia torre la salunga, ragazzi. Acceleriamo per 4. Che cosa stava celando? Che cosa, perché? Come fa a durare così tanto? Che non finisce? No. Ok, non avviene alcunché e finisce così. Perde tutte le sue truppe e possiamo tornare al villaggio. Ok, 247 gemme per poter aprire subito un'altra e tre vittorie, ragazzi. Ma per questo video è davvero tutto. Quindi se questa nuova serie di Clash of Clans vi piace, lasciate un bel like sotto al video e anche un commento. Fatemi sapere anche che cosa ne pensate di questo nuovo aggiornamento. Quindi un saluto a tutti e ci vediamo come sempre nel prossimo video. We'll be right back.